Entra nel vivo la stagione invernale, da oggi impianti di risalita aperte in tutte le stazioni di Valtellina Valchiavenna. Cauto ottimismo fra gli albergatori. Il comune di Tirano limita la circolazione delle motoslitte sull'altepiano di Trivigno. Chi non rispetta le nuove regole rischia una multa fino a 500 euro. Due iniziative per riconoscere gli studenti meritevoli della provincia di Sondrio. Oltre ai premi messi in palio dal BIM, in arrivo riconoscimenti in memoria della ricercatrice Lisa Garbellini. Fa scuola il progetto di promozione turistica incentrato sulla via Spluga, l'antica strada romana, è diventata un caso nazionale grazie al progetto di valorizzazione. Buonasera, oggi 4 dicembre è stata una giornata importante per il turismo montano. Gli impianti di risalita erano in funzione in tutte le principali stazioni di Valtellina e Valchiavenna. Di fatto la stagione invernale entra nel vivo. C'è un cauto ottimismo, ma importante, spiega il presidente di Federalberghi Sondrio, è puntare sulla qualità dei servizi. Stagione della riscossa è stata definita, forse con un po' troppa enfasi. Certo, l'attesa per gli appassionati di piste innevate, per gli operatori turistici è stata lunga e snervante. Senza dimenticare gli effetti economici che lo scorso inverno, con tanta neve e impianti fermi causa pandemia, ha lasciato dietro di sé. Oggi Valtellina e Valchiavenna si presentano in gran spolvero, pienone fino all'Immacolata. E il mese di dicembre non è un mistero, vale metà degli incassi stagionali. La parte del leone spetta come sempre l'Alta Valtellina, dove si concentra la maggior parte di arrivi e presenze. Ma come ci spiega Roberto Galli, presidente provinciale di Federalberghi, l'accoglienza nel nostro territorio è decisamente variegata. Diciamo che il punto di partenza è capire anche di cosa parliamo, nel senso che l'ospitalità della Valtellina è molto variegata, perché partiamo da Livigno fino a Madesimo. Abbiamo dei target completamente diversi, abbiamo tutto un mondo neve che comunque è diverso da zona a zona, perché l'Alta Valtellina rispetto a Madesimo, l'Aprica, Valmalenco sono molto, molto diversi. Nel tempo diciamo il target si è abbastanza definito e poi abbiamo tutta la media alla Bassa Valtellina, quindi da, per capirci, da Tirano fino a Chiavenna, che anche lì ha tutto un suo mondo legato a prodotti e servizi turistici diversi rispetto al resto della Valtellina e quindi è molto, molto diversa. Gli operatori anche lì in certe zone sono più preparati, utilizzano più tecnologie, in altre meno e quindi sono strutturati in modo diverso. E anche le strutture ricettive a livello proprio fisico sono differenziate anche lì, però hanno in comune un aspetto, che sono tutte molto piccole, mediamente. Perché io ho fatto un calcolo sull'Alta Valtellina, certo. E mediamente le camere per albergo sono 23. Dal 28 al 30 dicembre, tre gare di Coppa del Mondo di sci alpino a Bormio sulla mitica pista Stelvio, un test importante in vista delle Olimpiadi 2026. Anche per il settore alberghiero, importante sarà non solo farsi trovare pronti, ma anche gestire al meglio l'eredità olimpica. Lo che io spero è che anche gli operatori in sé siano più preparati, e anche come Federalberghi ci metteremo in campo per lavorare su questo aspetto. Quindi dal punto di vista di ospitalità, penso che avere questa eredità di strutture più importanti, con più camere, con più servizi e più preparazione per l'accoglienza, credo che sia l'obiettivo. Con un'ordinanza il Comune di Tirano ha deciso di regolare la circolazione delle motoslitte sull'altopiano di Trivigno. Una mappa definisce le zone e le modalità per il transito. Chi trasgredisce rischia multe fino a 500 euro e il blocco del veicolo. Multe fino a 500 euro e blocco del veicolo per chi trasgredisce la nuova ordinanza del Comune di Tirano che regola la circolazione delle motoslitte sull'altopiano di Trivigno. Lo storico alpeggio di Tirano, dichiarato sito di interesse comunitario, registra ormai da qualche anno un crescente afflusso di frequentatori che riscoprono il piacere di un'oasi di quiete tra i boschi con vista mozzafiato. Nel periodo invernale, poi, sono tanti gli amanti della montagna e della neve che si recano alla pista di fondo gestita dallo Sci CAI Tirano,
l'unica nel comprensorio del Tiranese ad offrire un anello di 7,5 km, o che organizzano una ciaspolata per raggiungere la cima del Monte Padrio. In questo angolo di paradiso è stata spesso segnalata la presenza di motoslitte che non rispettano i divieti di circolazione e di velocità esistenti, diventando potenzialmente pericolose. Nell'ottica di preservare il valore ambientale di quest'area e di garantire sicurezza agli escursionisti, il Comune di Tirano ha deciso di restringere la circolazione delle motoslitte, già regolata da una precedente ordinanza del 2003 che vieta la loro circolazione nel territorio montano del comune, fatta eccezione per un numero massimo di 20 autorizzazioni concesse ai titolari di attività ricettive o di pubblico esercizio, qualora queste non fossero raggiungibili in auto durante la stagione invernale. La nuova ordinanza, oltre a definire i dettagli per la richiesta di autorizzazione, prevede sulla scorta di una mappa dell'area il divieto assoluto di transito nella zona rossa che comprende la piana di Trivigno con la pista da sci di fondo e l'area tra il DOS della Croce e la cima del Monte Padrio, dove vengono battuti i tracciati per le ciaspole. In queste aree potranno circolare solo i mezzi utilizzati per la battitura, appunto, non negli orari di massima affluenza. Una seconda zona gialla consente il passaggio delle motoslitte autorizzate tra le 17 e le 9 del mattino. La velocità deve sempre essere moderata. Inoltre, come disposto dal nuovo codice della strada e dalla legge regionale vigente, è vietato il transito dei mezzi motorizzati sulle strade agro-silvo-pastorali, come anche nei boschi, nei pascoli, sulle mulattiere e sui sentieri, ad eccezione dei mezzi di servizio di quelli autorizzati. Salato il conto per chi trasgredisce, multe fino a 500 euro e blocco del veicolo. Molto meglio godersi il silenzio e i panorami del paesaggio innevato. Sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa di Lisa Garbellini, ricercatrice molto legata alla sua terra, la Valtellina. Venerdì 10 dicembre a Sondrio si terrà la 9ª edizione dell'importante giornata di studi a lei dedicata. In quella sede verranno premiate le migliori tesi di laurea incentrate sul territorio. Vediamo. Passano gli anni, però un'iniziativa così è proprio quello che ci aiuta a tenerla con noi. Forti le emozioni vissute da Francesco, fratello di Lisa Garbellini, ricercatrice sondriese della Fondazione IREALP prima, di ERSAF poi. Scomparsa prematuramente nell'agosto di 10 anni fa. Nel suo nome sono nate una serie di iniziative culturali, un premio per tesi di laurea legata al nostro territorio, la giornata di studi che venerdì 10 dicembre riunirà a Sondrio, a Palazzo Muzio, relatori di primo piano. È un'iniziativa culturale per il nostro territorio e poi che coinvolge i giovani con il premio di laurea. Per la nostra famiglia è proprio un momento bello, perché in cui fermarci a ricordarla tutti insieme e il bello è vedere tante persone che comunque le hanno voluto bene e ci tengono a ricordarla, in primis l'azienda per cui lavorava, quindi siamo molto contenti. Elisa aveva voluto tornare in Valtellina a lavorare, era contenta perché proprio le piaceva lavorare sui terrazzamenti, sulla formazione dei ragazzi qua in Valtellina, quindi assolutamente sì, le interessava molto il nostro territorio. Nella prossima giornata di studi ci proponiamo di discutere di un problema forse ancora un pochino trascurato, forse ancora un pochino poco conosciuto, le associazioni fondiarie. È importante questo tema perché c'è un riscontro positivo nel territorio, soggetti che nascono, giovani che si vogliono mettere in gioco, un maggior coinvolgimento a 360 gradi. Le associazioni fondiarie sono soggetti giuridici che hanno un valore, un senso importante in un territorio come il nostro, che concorrono con altri fattori a contrastare lo spopolamento del territorio. In linea con l'intento, quello di far conoscere le associazioni fondiarie, il programma prevede questo. La relazione del dirigente della regione, il dottor Brignone, che ci spiegherà bene gli aspetti tecnici di questo importante istituto, e poi una tavola rotonda nell'intento di declinare sul territorio lo stato dell'arte di diversi soggetti che si sono messi in gioco su questa partita. E l'obiettivo dell'osservatorio è metterli in relazione fra di loro. Anche quest'anno ERSAF mette in palio una o due borse di studio per gli studenti più meritevoli sui temi propri del nostro istituto, quindi inerenti alla valorizzazione della montagna, all'agricoltura, alle foreste, insomma le passioni della Lisa che oramai da anni appunto sosteniamo, aiutando i giovani a valorizzare il loro percorso di studi e quindi la tesi di laurea che ci propongono. E devo dire ogni anno sono sempre molto interessanti, anche quest'anno abbiamo trovato degli spunti particolarmente rilevanti.
Proiettato in anteprima all'Auditorium della Camera di Commercio a Lecco, il documentario prodotto da Unica TV e Acel, dedicato al Buco del Piombo, straordinaria grotta naturale diventata palestra di roccia per gli alpinisti di tutto il territorio. Presenti in sala 200 amministratori locali appassionati di montagna. Luogo unico che negli anni 70 una generazione di alpinisti poco attrezzati ma molto coraggiosi ha trasformato nella propria palestra di arrampicata e anche di vita. Al Buco del Piombo, imponente grotta naturale di erba, Unica TV insieme ai Ragni di Lecco ha dedicato un intenso ed emozionante documentario. La premiere è stata proiettata mercoledì 1 dicembre nell'auditorium della Camera di Commercio nell'ambito del Lecco Mountain Festival, alla presenza di 200 tra amministratori e appassionati. Luca Schiera, presidente dei Ragni di Lecco, un giorno mi ha detto: ma perché non facciamo una cosa che non è solo per super alpinisti, ma anche per la valorizzazione del territorio fruibile a tutti? E io ho detto: beh, effettivamente di solito i film di montagna sono quasi per supereroi, grandi imprese eccetera. Devo dire che l'idea di fare qualcosa di diverso mi piaceva. Sono particolarmente contento perché c'erano sindaci, amministratori da praticamente le tre province, da Sondrio, Lecco e Como, quindi devo dire grazie ancora a loro, perché comunque le cose si fanno insieme e questa unione ha fatto la forza, insomma, della serata. Ma è stata anche la serata della consegna del premio Stile Alpino, dedicato alle migliori ascensioni dell'anno. A vincere la Piccozza d'Oro è stata la cordata sud tirolese formata da Titus Prinot, Martin De Iori e Alex Valpot, che ha aperto una nuova via sulle Dolomiti. Abbiamo fatto una via nuova sulla terza pala di San Lucano, che è nella zona della Val di San Lucano, una zona molto remota, una valle profondissima, sconosciuta. E lì c'era sta parete alta 1500 metri, ancora c'era qualche via, però mancava la via diretta nella parte più ripida, nella fascia gialla su in alto. Non eravamo del tutto sicuri di riuscire a salirla, infatti, perché la parete era altissima, molto ripida in alto. Per fortuna è andato tutto bene sulla parte gialla, 6 tiri veramente difficili, tecnici. Abbiamo messo tutto il giorno per i tiri strapiombanti. Acqua ed energia, le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economiche e socio-culturali. Sono questi i temi analizzati dai neolaureati che il BIM dell'ADA premierà con speciali borse di studio. Premiare le migliori tesi e allo stesso tempo dare ai giovani di Valtellina e Valchiavenna l'occasione per farsi conoscere dalla comunità locale. Questo grazie al bando di concorso indetto dal Consorzio BIM dell'ADA per l'assegnazione di borse di studio ai neolaureati. La scadenza è stata prorogata, entro il 10 gennaio 2022 possono presentare domanda di partecipazione i residenti in provincia di Sondrio che al 31 dicembre 2021 non abbiano compiuto 28 anni e che si siano laureati nell'anno accademico 2019-2020. Le tesi di laurea dovranno avere quale tema il nostro territorio, analizzato da diverse angolazioni, le acque e l'energia, le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economiche e socioculturali. Sarà un'apposita commissione, nominata dal presidente Alan Baninetti, a valutare i lavori di tesi e assegnare i premi per un valore complessivo di 7.500 euro. La cerimonia di consegna degli assegni si svolgerà nella sede del BIM. Per partecipare alla selezione è necessario presentare la domanda insieme a una copia della tesi, al certificato di iscrizione o diploma di laurea e al curriculum vitae entro mezzogiorno del 10 gennaio 2022 al Consorzio BIM dell'ADA. Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria chiamandolo 0342 213358. La documentazione è scaricabile dal sito internet www.bimadda.it. Un'antica strada romana che è diventata un caso esemplare di promozione turistica attraverso la valorizzazione delle testimonianze del passato. Stiamo parlando della Via Spluga, un progetto che fa scuola in Italia.
Tutte le strade porteranno a Roma, ma portare in tutto il mondo è solo la via Spluga. Il progetto di valorizzazione turistica dell'antica strada romana sarà modello di 300 città in 30 paesi. Il comitato di coordinamento Città Slow International, che l'anno scorso aveva incaricato Chiavenna di definire le linee guida per il turismo outdoor di tutto il mondo, in virtù dei risultati ottenuti in 20 anni di lavoro, oggi applaude il lavoro svolto. Secondo il comitato internazionale, tutte le città che aderiscono al buon vivere dovranno uniformarsi agli aspetti programmatici, organizzativi e creativi, nonché ai protocolli di manutenzione dei sentieri e di promozione turistica stabiliti dal Comune di Chiavenna e dal Consorzio Turistico della Val Chiavenna. Sono i fatti che contano, nessuna città poteva essere più indicata. Il progetto Interreg Via Spluga ha infatti 20 anni di storia, nato dalla collaborazione tra enti italiani e svizzeri, ha ripristinato, valorizzato e promosso l'itinerario storico della Via Spluga, facendo leva sulle sue peculiarità nella direzione di un turismo sostenibile. 20 anni dopo, spiega il sindaco della Bitta, possiamo dire che quella è stata una felice intuizione che ha precorso i tempi e che ci ha consentito di anticipare molte altre località. Il lavoro è stato e continua ad essere impegnativo, in particolare nella fase pandemica. Ma siamo orgogliosi di aver lanciato una proposta molto apprezzata, in particolare dai turisti stranieri. Una grande soddisfazione, ma anche uno stimolo ulteriore a proseguire nel percorso intrapreso. Filippo Pighetti, direttore del consorzio, aggiunge che la proposta ha prodotto importanti effetti positivi su tutto il nostro territorio. A beneficiarne sono stati anche i negozi, i bar, i ristoranti e le strutture ricettive che accolgono gli escursionisti. Non secondaria l'influenza esercitata dal tessuto sociale del territorio, con un evidente miglioramento dell'accoglienza e una maggiore attenzione alla sostenibilità. E termina qui questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordo la possibilità di rivedere sui social, sul nostro sito, tutti i servizi andati in onda. Grazie ancora per averci seguito, vi auguro una piacevole serata, vi do appuntamento alle prossime edizioni di questo telegiornale.